Bella a tutti Fortniters, benvenuti su LeonTube, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina perché andremo adesso a vedere come fare tanti punti esperienza con questa mappa nella creativa che vedete qua. Comunque se la dovete mettere andiamo a vedere il suo codice, eccolo qua, la trovate comunque qui anche qui nella mappa, ma qui vi do il codice se vi rimane più facile, 857-1101-3509. È un parkour, non è difficilissimo, si gioca in 12 e ci dà tanti punti XP, quindi ci serve per andare avanti o fare le varie missioni che richiedono di fare punti nelle missioni creative, per l'appunto nelle mappe creative. Adesso aspettiamo che carichi il gioco e partiamo. Ok, eccola qua la mappa, siamo in attesa che arrivino tutti i giocatori, possiamo farne fino a 12. Qui c'è anche un troll run, ricordiamocela, magari la facciamo più tardi. Allora, innanzitutto bisogna stare in, diciamo, in questa mappa per un'ora o perlomeno per il parkour. Qui intanto ci dice come prendere le monete, completa un livello 2 monete, trova la stanza segreta 10 monete, finisci la Death Run 200 monete, completa The Troll Run 250 monete, quindi la troll run è questa qua. Questi sono i punteggi dei miglior giocatori, diciamo. Qui si parte, qui ci sono dei moltiplicatori, finendo il parkour ci dà dei punti in più e qui un posto dove comprare degli XP con le monete. Adesso un po' bloccato. Ora vediamo se si sblocca un attimo, caso, ecco qua. Poi ci dà dei moltiplicatori VIP anche in quella parte. Ecco, la partita sta iniziando, è una sorta di gara e lì c'è la VIP room con altri premi. Ma andiamo avanti. Una semplice parkour dove raccogliere queste monete che ci danno, vedete, già degli XP. Qui ci dice gioca per 60 minuti per avere un grande premio di XP. Ora è carico, attenzione. Le andiamo a prendere tutte. E qui ci dice comprare il parkour per accedere al troll run. Quindi prendere altri punti e prendere altre monete. Ora noi andiamo avanti a svolgere il nostro parkour tranquillamente, quindi andate avanti. Quando ci saranno dei punti salienti, vi faremo vedere, riprenderemo qui. Per ora è un parkour classico, ci sono vari livelli, anche di difficoltà. Adesso iniziamo con il blu, poi dopo cambierà di colore. C'è anche una classifica per chi fa più punti. Qui occhio perché abbiamo visto, per esempio, qua c'è una stanza segreta e l'abbiamo già trovata. Io ne avevo già trovata. Questa è la stanza 1 di 15, quindi quando andate in giro e ci ha dato già degli XP in più. 1 di 15 l'abbiamo trovata. Dovete guardare quindi in giro perché potete trovare, vedete come lì la stanza. Ora, quando le troverò, ve le farò vedere. Qui abbiamo finito, diciamo, la prima parte di parkour. Possiamo già spendere, ma io aspetterei 500 per avere il grande XP. Qui ci dice il tempo che manca alla fine. E qui riprende il nostro parkour. E quindi andiamo avanti. Vedremo di scoprire anche la stanza segreta. Allora, eccoci qua, abbiamo trovato un'altra stanza segreta, qui ci troviamo tipo nella terza o quarta fase. C'è quel punto là dei pali da saltare, qui ci sono le due rampe e qui vedete c'è una piccola porticina là sotto, quindi noi andiamo. Ora potremmo essere uccisi. Ok, andiamo qui e andiamo in questo punto qua. E abbiamo trovato un'altra stanza segreta, sono 15. Questa è la seconda che riesco a trovare. E poi via, riprendiamoci, da vedere altri punti esperienza in più.
continuiamo per il nostro parkour quando vedete tipo delle fessurine, dei passaggi in quel modo. Potrebbe essere una stanza segreta. Ora riprendiamo. Ok, arriviamo quindi nella zona rossa, abbiamo accumulato un po' di monete, sono quasi a 5, sono a 392. Questa è la mia 393, ovviamente avevo già giocato, ci danno ancora 44 punti. Qui possiamo prendere anche il peperoncino per andare più veloce o la pozione. Quindi se volete potete usare anche quelle cose lì. Ok, intanto riprendiamo e ci rendiamo andando avanti. Siamo intanto a quasi un quarto d'ora di gioco. Ok, siamo ai 30 minuti di gioco, ancora 30 minuti, abbiamo trovato due sole stanze segrete, quindi ce ne saranno delle altre. Inoltre qui c'è una sfida, una zona sfida, riuscire a prendere quella moneta. Solo lo 0,01% riuscirà, sarà in grado di prendere questo bonus di punti esperienza. Infatti non è molto semplice riuscire ad arrivare lì dentro. Io personalmente non ci sono riuscito, ma pazienza, andiamo avanti. Con il nostro parkour, qui vediamo iniziano ad essere 96. 96 monete per punti esperienza per ogni moneta. Ok, in questo momento ho raggiunto le... Ecco. Allora, c'era una scritta delle zone segrete. Qui dobbiamo stare attenti perché ci sono... Ecco. Per l'appunto gli spuntoni. Ok. Qui ci diceva che alla nostra sinistra c'era una zona segreta, quindi ora dobbiamo guardare dove può essere l'entrata. Left, alla tua sinistra c'è una zona segreta. Ok, andiamo un po' avanti, controlliamo. E qui per un pelo, ma ora sono morto. Ok. Allora, devo prendere la velocità. Ok, riproviamo, piano piano ce lo facciamo. Ok, ci si può fare in velocità. Ecco qua, ok, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo controllare sempre a sinistra, controllate anche voi. Questa non mi ricordo se ci fa morire oppure... Ah sì, questa dobbiamo prenderla. Oh, non ho preso. Comunque, andiamo avanti un attimo. Allora, eccoci qui, siamo arrivati qui in quest'altra zona. Adesso possiamo sbloccare le 500 monete. Andiamo a interagire, vediamo quanti XP ci dà. 80.000 punti XP. Avete visto quindi quanti? Ovviamente bisogna giocarla. Abbiamo perso la stanza segreta. E quindi praticamente ora giocando andiamo a prendere altri... Tanti XP innanzitutto facendo tanti XP continuando a giocare e tanti XP con i punti extra che riusciamo a fare. Bisogna ovviamente cercare di stare più attenti che riusciamo per trovare le stanze segrete. Ok. Quindi di andare sotto. Andiamo un po' se c'è una stanza segreta qua. No, era semplice passaggio.
In genere le stanze segrete sono ai lati. Ok, comunque continuiamo ad andare avanti. Eccoci qui ancora 10-11 minuti di gioco. Abbiamo solo la possibilità di fare un per 20, no, anche un per 100, quindi medium. Aspettiamo, vediamo se riusciamo a procurarcene altre 200 per prendere un altro 500. Andiamo avanti. Stanze segrete ancora purtroppo non ne abbiamo trovate. Ok, arrivati a questo punto, ci troviamo qui un lama gold. Vediamo cosa fa. Spada. Oh, dobbiamo distruggerlo, 25.000 punti. Andiamo avanti, prendiamo i punti. I punti deboli. Ecco qua, l'abbiamo distrutto. Andiamo a vedere ora cosa ci darà il lama. Tanto mancano 4 minuti alla fine dell'ora. Una moneta, vediamo quante ne vale. Un bel po', guardate un po', 600, siamo arrivati a 692 monete, quindi qui arriviamo a 6, abbiamo fatto 249 livelli e quindi andiamo a fare un altro 500, vediamo quanti ce ne dà, 50.000, già abbiamo fatti 130.000, più tutti quelli che abbiamo fatto giocando, davvero si fanno tanti XP giocando qui a questa mappa. E andiamo avanti, tra poco riprendiamo per vedere i 60 minuti cosa succede. Ecco qua che è passata l'ora di gioco, ci ha dato 200 monete, ulteriori 200 monete. E quindi possiamo prendere degli altri premi. Tanti altri XP. Ok, noi adesso andiamo avanti. Avete visto comunque, ricordatevi che ci sono anche le stanze segrete, che io sono riuscito a trovarne due, che vi ho fatto vedere, le altre non le ho trovate purtroppo, però ci sono stanze segrete che vi danno degli altri XP. E quindi niente che dire, adesso me la continuo a giocare ancora un po', e se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici nei vostri social, non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!